Io sto a guardare come che fate capucciate. Ok, si è ammazzato, si è ammazzato. Buonasera, ingegner. Avvocato, bentornato. Ci siamo, eh? Ci siamo, siamo finalmente alla gara di Imola. Ho i brividi, avvocato, per due io motivi. Pure, esatto, li dica lei, va. Allora, il primo motivo è che oggi è il giorno in cui è uscita la patch che tecnicamente dovrebbe ammorbidire... Creare altri problemi. ...le persone dell'intelligenza artificiale, dico teoricamente, esatto. Vedremo un po' come si comporterà. Risolvono un problema e ne fanno uscire altri 5. Esatto, la seconda è che questa è la prima volta che abbiamo la Spritz Race. Prevista la catastrofe nucleare stasera. Dopo le nostre brillanti prestazioni, mi raccomando, se non l'avete vista le puntate precedenti, le trovate una di qua e una di là dal canale di Mazz, insomma. Ce le palleggiamo. In classifica, primo c'è Max Bimbo Minchia, 67 punti, poi Sergio Perez a 56, Leclerc a 46 e Sainz a 32, insieme a Russell. La classifica rispecchia un pochettino quella reale, praticamente. Poi c'è nono l'ingegnere con 9 punti, io concludo in top 10 con 6 punti. Nella classifica costruttori l'Alfa Tauri sta a 27 e l'Alpine a 24. Ovviamente tutti questi punti hanno fatti l'altri. Sì, però conta che la differenza sono i 3 punti che distaccano il sottoscritto da lei, avvocato. Esatto, quindi lei sta facendo la differenza nel campionato costruttori. Noi siamo l'ago della bilancia in negativo, che c'è chi fa meno di punti di due perde. Ma pensa che figata però che questi hanno fatto in modo che Tsunoda e Alonso fanno gli stessi punti, così alla fine il costruttori ce lo giochiamo io e lei. Perché io posso fare un sacco di roba sul motore. Bella lei, avvocato. Come dicono dalle mie parti, o sparagne né mai guaragna, avvocato. Chi spenne poco, spenne male. Ma che cazzo di proverbio è? Mentre l'ingegnere parla, io sto al 12° ruttino perché la Kong Strong si sta facendo sentire. Strong non fa, cioè era la parte, esatto. Strong del drink. Strong era riferita ai rutti, però non alla forza, ma va bene. Senta, ingegnere, io mo voglio dire, però a me mi fa scegliere tra lei e metto Tsunoda. Con tutto il bene che gli voglio, ingegnere, ma io non posso non scegliere Tsunoda. Vabbè, ma pure io farei offenda. Lo stesso al suo posto. Qua non mi ricapita. Lui deve capirmi meglio. Ah, oh, vedi che non piove. Ma se sono scordato la pioggia, voglio negare, voglio, perché non frega niente. Lascia fare. Cioè, praticamente in tutto questo io sono ancora l'unico strunzo dietro l'Alfa Romeo, mentre invece tu con l'Alpine l'hai risolto passare. Sì, ingegnere, qui si inizia a vedere la differenza di budget tra le due scuderie. Cioè, non so lei, ma il mio force feedback fa cagare? No, il mio force feedback è uguale. No, il mio volante non ha proprio il force feedback. Avvocà. Porca zozza, porca. E che cazzo faccio io? Ma che lo senti poco o che non lo senti per niente? No, non c'è, è come se fosse sganciato. Cominciamo benissimo. Porca zozza, porca. Io lo sapevo che il giorno della patch succede sempre qualche cosa. Allora, aspetta, fammi riavviare il gioco tanto. One eternity later. Poi dice registrate poche puntate, ma è un miracolo che escono, raga. Perché la gente è abituata a quelle là che uno lo fanno di lavoro e due mettono la gara a crudo. Sì, intera su YouTube, così sono buoni tutti. Allora, force feedback è sempre uno schifo, però almeno è tornato un pochetto, ok. E poi non capisco come una patch per far rallentare quelle della CPU. Tutti force feedback. Come idraulico che ti viene a riparare la caldaia, il giorno dopo non ti funzionano più i fari della macchina. E ovviamente grandissima difficoltà mi sta davanti. Sì, ma è successo all'ultimo proprio. Comunque, ingegnere, mo io glielo dico, ma... Dai, dici che vinco ancora una volta, farò pole position contro pole position, vincerò a Sudoku. Cioè, dille tutte, vinco gli Oscar. Io volevo solo dire che io, come mia prassi, nelle prove libere non uso l'Hertz. Voga, cosa pensa di questa qualifica? Che a differenza del solito conta ancora di meno. Che una cosa sapevo fai. Hanno fatto in modo delle mamme pure questa praticamente. E giustamente devo aspettare ancora una volta Tsunoda, i porci comodi del nipponico.
Comunque, in questo momento la pole è di Sergio Perez con 1.17.301 e io sto ottavo con 1.17.840 a 539 millesimi. E lei è decimo con 1.18.144 a 843 millesimi. Ho sbagliato la... Ah. Ho sbagliato la cazzo di acqua minerale di merda. Il mio unico giro di qualifica è quello, il primo che ho fatto. Che succede abbastanza spesso sta cosa. Vabbè, adesso rovino il giro tutti. No! A voi che è stato? Mi sono girato sopra l'acqua minerale. Oh, se acque minerali... Ci vanno di traverso. Ma dicono che l'acqua fa male, è meglio il vino. Attenzione, guagno Joe a 5 cose di penalità, così come Schumacher, che era 16esimo. Anche Tsunoda. Oh. Hamilton. Queste penalità. Quindi io parto sempre 13esimo. Ah, io parto settimo, però. Avvocato, riscalda bene le gomme, mi raccomando. Dai la cera, togli la cera. No, ho sbagliato. Ok, meno male, l'ho messa bene, ma... Ingegnere, ma dove... Sull'erba! Oh, quando sei andato? Lungo però, sono andato lungo. Ah, non mi sono girato, mi sono girato! Riavviamo? Sì, eh. È impossibile, non riesco a partire, cioè, non può essere così complicato. Questa volta sono partito male anch'io, eh. Questa volta sono partito decisamente meglio di prima, ho perso solo due posizioni che... Rispetto alla media so poche. Norris. Sto dietro a Richard Norris, che mi ha fregato le mie posizioni. Albon ha cercato di uccidermi, in realtà io ho cercato di uccidere Albon. Vabbè, al limite è legittima difesa, ingegnere. Ok, Albon si sbertucciato. Io dietro c'ho il fresco ritirato, che non è un panno steso. Ho fatto una variante alta orribile. Norris, levate dalle palle. Poi c'è un trenino capitanato da non ho visto chi, poi c'è sta non ho visto chi, e comunque finisce per Ricciardo. In uscita d'acqua minerale loro tentano. No, allora. Mamma mia, stavo morendo. Ma ti sei salvato però. Sì, mi sono salvato però. Sta spritz race de merda. Qui stanno a fa cazzotti, interrende che questo finisce male, che sta qui davanti. Alonso, mannaggia Ricciardo, non ci ho avuto la forza ad attaccarlo. Cosa diceva? Che io recuperavo in gara, li mortacci tua. Ah, ok, c'è ancora un altro giro, pensavo fosse l'ultimo. Oh, Ricciardo ha sbagliato la Villeneuve. Ricciardo vaffanculo. Prova la tosa a Bottas. Nice work, mate. Ok. You up a place. Cioè, a faticare per tornare alla posizione dove ero prima. Vabbè. No. Cioè, praticamente non è servita a niente. Esatto, io sono tornato dove stavo prima. Pure io. Avvocà, lei la deve smettere di prendermi per il culo. Lei diceva, vabbè, ma tieni in gara, recuperi, quindi c'è una sprint gara, una sprint race, lei recupera tantissime posizioni. Vabbè, però hai recuperate quelle che avevi perso in partenza. Cioè, quelle che avevo perso in partenza. Che se noi iniziamo a avere prestazioni buone, troppo studiate, la gente non si diverte più. È come
quando la signorina Silvani non si divertiva più a parolaccia, quando quello parlava tutto preciso che sapeva che era belva umana. Non mi diverto. Perché? È perché questo locale non è più all'altezza. Error. Non ci sono abbastanza giocatori per il resto della sessione. E che faccio quindi? Quindi c'è in attesa del giocatore, massimo abbandonato. È un'odissea riuscire a fare una gara comunque, cazzo. Cioè, se non parti che rosse ne puoi mettere dopo? No. Ma sei sicuro? No. Punto. Cioè, comunque c'è da dire che noi per fare una carriera di questa cosa da ormai 4 stagioni siamo molto studiati su tutto sport proprio. Ok. Ok. Pure il parcheggio da Benstar. Ok. A me non ho perso posizioni per ora. Io ho perso i due che mi avevano regalato in penalità, quelli lì. Mettono addosso una McLaren, il touch suo. La Norris. Eh no! A me poi l'ingresso dell'uscita delle acque minerali, poi ci siamo capiti. L'ingresso dell'uscita è un po' anomala come cosa. La fine di inizio, insomma. Ti ho parcheggiato la piazzola prima praticamente. Niente, soliti 12 sorpassi subiti. E dai, levete! Ma Casini? Vettel che si era agganciato. Tsunoda che devi fare? Devi fare Tsunoda? No, che devi fare? Cioè, devi andare a fanculo e quello sempre, però. Possibilmente non mi dovresti portare con me, con te. Avvocato, ma lei è alta borghesia? Sono decimo. Hamilton all'esterno no, C'ho una dignità pure io. Mi passi all'esterno la rivazza alla fine. Tirerà la staccatona? Ovviamente. Certo. Io pure scemo che penso di passare al curva 1. Hamilton, e vattene. Ok, la Tosa Vettel se n'è andato. Cioè, vedi tu, se devo metterci 8 giri per ritornare alla posizione iniziale. Hamilton, vattene. Cioè, sono uno dei, penso, 4 italiani che non te odia. Cercate, non fammi cambiare idea stasera. Ma lei dove mi è sito, ingegnere? Tecnicamente 14esimo. Ah, grande. Ma grande cosa? Vabbè, era di incoraggiamento, ingegnere. Ovviamente la staccata qua mi fanno sempre la CPU, porca di quella. Okay. Io ho 5. Tu 5? Io ho 5. Ah, tu rientri mo. Veramente sbertucciato Albon, però. Oh, Tsunoda che è qua. Ho finito tutto l'Hertz. Collisione nello spazio. Mortacci sua, ha frenato. Ha rotto l'ala. Rotta proprio. Porca puttana. Ecco, Hamilton che si infila qui. No, Hamilton no. Campo, mannaggia la puttana. Maledetto Tsunoda nipponico de merda. Qui vado proprio lungo. Non gira più, vaffanculo. Mi tocca arrivare ai box vivo. Dovrebbe una safety car. Poi dice che uno lo odia, quel nano. Sbrigatevi con quest'ala, dai! Non mi hanno cambiato l'ala! Ma perché non mi hanno cambiato l'ala? Mi parla danno ala, c'è automatico! Che cambiavano l'ala prima! Non mi
hanno cambiato sti stronzi? Che ce l'ho a guidare così? Che gomme fredde appena riesci. Non so perché Bottas si era impiantato. Che gioco! Faccio il bravo. Lo so, sono io che sto a fare traffico. Ah, è l'engine, eh? Sì. E si levi, però. Se si è portato dentro pure i Bottas, ingegnere. Ma lei resiste con mezzo alettone. Ho capito. Qui mi tocca combattere contro i box a me. Che cazzo, però. Ingegnere, che combinate qui davanti? La mamma di Bottas. Ecco cosa combiniamo. Comunque gira che te rigira. È sempre appiccicato di vino. Io che pure ci provo, ma già so che la staccata mi faranno. Oddio. E manco si leva. Vattene. Io sto a guardare con voi che fate capocciate. Ok, si è ammazzato Bottas. Bottas se le vede dai coglioni. Te lo merita. Cioè, non so come ho fatto a schivarlo comunque, ingegnere. George Russell è fuori dalla sessione, ragazzi. Bello questo. Punti. Yellow flag. Vuol dire c'è una safety? Magari, safety, oh. Sta in un punto pericoloso, eh. Direzione gara che fa? Niente, riprendi gara, maledetto. Maledetto Tsunoda di merda. Ma poi sempre con lui succedono le cose, oh. Sembra davvero che il gioco ce lo sa. Ma poca, cosa l'hai fatto? Ma niente, ha frenato un po' troppo presto. E quindi io, siccome gli stavo in scia per cercare di passarlo, fermo nei box. Oh no, mi sto... Vedi, mi ha fatto via l'infarto. Pure io. Perché per controllare una cosa sul telefono mi stavo spalmando sui box. Lei si mette a guardare il telefono mentre fa una gara di Formula 1? Ma sono da solo. Ho capito. Vabbè che è rilassato, però. Sai che cazzo stanno a farli davanti? Pure io immagino, perché posso solamente immaginare, c'è nessuno. Autostrada libera. Qualcuno davanti si schianti, faccia qualcosa. E anche per ravvivare un po' la cosa. Se no, davvero, due palle, oh. Hamilton ha fatto il giro veloce che è bianco, ok. Sto regolare. Vai, punticino. Grande ingegnere. Avvocato, mi si è biodegradato. Ma porca puttana. Io vorrei capire perché cazzo non mi hanno cambiato l'ala comunque. Ha vinto proprio Perez. Andiamo a vedere la classifica. Esatto. Primo, sempre Max Verstappen con 93 punti, però Perez si è avvicinato, sta a 88 adesso. Leclerc, terzo, 64. Sainz, quarto, 52. Poi Russell, Alonso. Poi l'ingegnere che diventa nono in questo momento, cioè rimane nono. E 4 punti di differenza tra me e lei. Sì. Quindi siamo pari. Siamo pari nel costruttori, esattamente. Nel costruttori 2 a 35. Tuo pianto di gara è tutto. Anche sudore di gara, visto. Mamma mia. Vedrai. Buonasera, ingegnere. Alla prossima.